Venerdì 4 novembre, buongiorno e ben ritrovati i nostri telespettatori. In apertura di giornale parliamo ancora una volta del digitale terrestre che ha portato delle autentiche rivoluzioni per le emittenti private come la nostra. In questi mesi siamo costantemente impegnati per cercare di sopravvivere in mezzo a così tante frequenze che di fatto hanno determinato un'autentica lotta tra chi è più potente di noi. Per questo chiediamo scusa ai nostri telespettatori per l'ennesimo cambio di programmazione. Vedete il cartello che vi annunciamo, in quanto da lunedì 7 novembre, il telegiornale delle 12.30 andrà in onda a partire dalle 13.30 su 7 Gold Basso Piemonte, subito dopo il consueto appuntamento con Aria Pulita, che, lo vedete, inizierà come sempre alle ore 13. I canali dove potrete vederci sono il 10, il 19 e il 215 dei vostri telecomandi. Quindi ricordate, il TG delle 12.30 è spostato alle 13.30 su 7 Gold Basso Piemonte, invariati gli orari della sera, con inizio, come sempre, poco prima delle ore 19, sempre su 7 Gold Basso Piemonte. Ed ora parliamo dell'allerta meteo. Proprio mentre andiamo in onda, giunta notizia che sta piovendo molto forte, molto intensamente nel torinese e nel cumese. Proprio quello che si temeva per il rigonfiamento dei fiumi è stata intanto questa mattina aperta alle 8 la sala operativa della Protezione Civile Provinciale, che sta monitorando l'evolversi del maltempo in previsione delle piogge in arrivo che interesseranno tutto il territorio alessandrino. L'allerta resterà fino a domenica sera. Che ti procedo? Dalle 8 di questa mattina è stata aperta nella sede della provincia di Alessandria la sala operativa che sta monitorando le condizioni meteorologiche di queste ore in attesa delle forti piogge previste soprattutto sull'area dell'Appennino Ligure e in particolare nella zona della Valle Scrivia, Borbera e Curone. Il maltempo poi, secondo il bollettino dell'ARPA, dovrebbe interessare anche tutta l'area collinare, la pianura casalese, dove si attendono piogge con fenomeni di locali esondazioni e frane. Per far fronte alle criticità che potranno emergere, ha spiegato il presidente della provincia Paolo Filippi, insieme alla prefettura abbiamo mobilitato già da ieri sia le strutture interne, in particolare Protezione Civile e Viabilità, che i COM e il volontariato della stessa Protezione Civile. La sala operativa provinciale resterà aperta fino alla fine dell'evento previsto nella giornata di domenica. Una situazione che viene monitorata minuto dopo minuto anche dall'amministrazione comunale di Alessandria, che dopo 17 anni esatti dall'alluvione che sfigurò pesantemente la città si ritrova ancora una volta ad avere paura della pioggia, anche se, come ha dichiarato il sindaco Piercarlo Fabio, le quantità di pioggia previste sono di gran lunga inferiori a quelle del 94 e del 2000. In questi anni, ha dichiarato il primo cittadino, abbiamo fatto importanti passi in avanti riguardo alla sicurezza. Intanto sindaci e amministrazione provinciale fanno un appello sia alle cittadinanze, invitandoli a tenere aperti eventuali contatti per poter ricevere tutte le informazioni in tempo reale, che agli automobilisti, consigliando loro di moderare la velocità, di fare attenzione a eventuali effetti di aquaplaning e di non sostare a ridosso degli argini e ponti o in aree soggette a frane. Infine, chi vuole può seguire l'evolversi della situazione direttamente sul portale della Protezione Civile Provinciale all'indirizzo www.protezionecivile.al.it. Si celebra oggi in tutta Italia la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Franco Capone. Dopo gli onori ai gonfaloni dell'amministrazione provinciale, insignito della medaglia d'oro, e dell'amministrazione comunale di Alessandria, dei gravi dell'associazione combattentistica e d'arma, l'alza bandiera ha segnato l'inizio della giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Come sempre, la cerimonia si è svolta nei giardini di Corso Crimea alla presenza delle autorità cittadini, studenti e rappresentanti delle forze dell'ordine. Subito dopo, mentre un picchetto in armi rendeva gli onori ai caduti, il prefetto Francesco Paolo Castaldo, il sindaco Piercarlo Fabio ed il presidente della provincia Paolo Filippi, sulle note del silenzio fuori ordinanza, hanno deposto una corona d'alloro ai piedi del monumento che ricorda i caduti di tutte le guerre. Poi la cerimonia è proseguita con la lettura del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, fatto al prefetto, il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, colonnello Marcello Bergamini, il sindaco ed i rappresentanti del Nastro Azzurro hanno dato lettura del bollettino della vittoria del 4 novembre 1918 e le motivazioni della medaglia al valore militare concessa al milite ignoto. La giornata è anche motivo di ricordi, di riflessioni e di manifestazioni che si sono svolte in tutta la provincia. Come vuole la
tradizione, oltre alle caserme aperte al pubblico, quest'anno per la prima volta anche quella della Guardia di Finanza, che oggi e domani sarà visitata dagli studenti. Le vetrine di alcuni negozi del centro cittadino di Alessandria hanno messo in mostra oggetti, foto e cimeli storici per i quali vale la pena soffermarsi un attimo per cogliere il significato della storia di Alessandria. Indignazione e rabbia ad Alessandria dopo il comunicato inviato ieri dall'ex presidente dei Grigi, Giorgio Veltroni. Sentiamo. Il giorno dopo il comunicato stampa di Giorgio Veltroni, ad Alessandria cresce l'indignazione tra cittadini e tifosi dei Grigi. L'ex patron dell'Alessandria ha affermato di aver dato mandato al proprio legale di fiducia per procedere nei confronti degli acquirenti dell'Alessandria Calcio, definiti inadempienti al contratto di cessione non corrispondendo al pattuito. Ma la parola acquirenti, ha spiegato il proprietario e presidente onorario Cesare Rossini, non è corretta. Probabilmente c'è ancora un po' di confusione nella mente dell'ex presidente. E non lo so, sinceramente io ho stato le quote il 23 di giugno con un atto che è pubblico, quindi di conseguenza non prevede nessuna scadenza in nessun altro momento se non nel momento dell'atto, e quindi non vedo nessun problema in tal senso. Sicuramente anomala il discorso di fare un comunicato stampa che probabilmente in futuro deciderà di denunciare gli acquirenti, che poi sono, appunto, ripeto, sarei solo io. Su siti e blog intanto si moltiplicano le reazioni di tanti sostenitori alessandrini, schierati a gran numero contro l'affondo di Veltroni, visto che, dice ancora Rossini, per il 24 giugno, il giorno dopo il salvataggio del club, era stata convocata l'assemblea per la messa in liquidazione dei Grigi. Anche questo legame con l'Alessandria Calcio mi sembra un po' anomalo, considerando che il 24 di giugno era prevista un'assemblea per la messa in liquidazione della società. Quindi diciamo che il gesto del 23 giugno è stato un gesto semplicemente a favore del salvataggio dell'Alessandria Calcio dal fallimento, che era previsto per 24 ore dopo, insomma. La società comunque non starà a guardare, si tutelerà proprio nei confronti dell'ex presidente. Nelle settimane scorse la società ha deciso di iniziare un'azione di responsabilità nei confronti di Veltroni, e probabilmente ha deciso di fare questo comunicato per questo motivo. Ecco, non... Voi vi tutelerete nei confronti di Veltroni? No, noi ci siamo già tutelati nei confronti di Veltroni nelle settimane scorse e nei mesi scorsi. Siamo alla politica. Cinema Ambra ha gremito ieri per partecipare alla presentazione delle linee guida del programma per la città della candidata a sindaco Rita Rossa. Sentiamo. Rita Rossa che incontra la gente per le strade di Alessandria. Rita Rossa che ascolta i problemi dei cittadini anche quando fa la spesa. Rita Rossa che accarezza un bambino e vede nei suoi occhi il domani della società in cui viviamo. La candidata sindaco per il capoluogo di provincia si è presentata così ieri sera in un affollatissimo cinema Ambra alla popolazione che vorrà sostenerla alle primarie del prossimo 13 novembre. Ed è la ricerca del confronto con la cittadinanza a spingere una donna che ha la politica nel sangue a lanciarsi in questa nuova avventura. Lavoro, sviluppo sostenibile, impresa, ricerca, rapporto tra città e campagna saranno alcuni dei grandi temi su cui si focalizzerà la campagna elettorale di Rita Rossa, che nel presentare le linee guida del suo programma ha puntato sul concetto di condivisione di idee e obiettivi per un progetto di trasformazione di Alessandria. E così lo slogan «La città che vogliamo» è stato di spunto per una serata pensata per mettersi al servizio di una comunità che ha voglia di costruire una nuova pagina politica. La straordinaria partecipazione popolare alla presentazione di Maria Rita Rossa vale più di 1000 sondaggi e spazza via ogni dubbio circa la capacità della nostra candidata di mobilitare energie e passioni intorno a un progetto di rinascita di Alessandria, ha commentato il segretario provinciale del Partito Democratico Daniele Borioli. Tenere insieme competenza, intelligenza progettuale, sentimenti e senso del lavoro collettivo è la forza più grande che si richiede oggi ad un candidato a sindaco per una città che ha bisogno di ritrovare orgoglio e fiducia in se stessa. L'incontro all'Ambra è stato aperto da una pièce dell'attrice Laura Bombonato e si è chiuso con un intervento musicale del maestro Gianni Coscia.
Parliamo ancora di politica. Gianni Vignuolo ha scelto la zona a ridosso di Alessandria 2000 per presentare la propria candidatura a sindaco della città in vista delle prossime elezioni amministrative. Quest'area rappresenta il limite e la pochezza delle ultime due amministrazioni, ha detto. Qui sarebbe dovuto sorgere il secondo ponte sulla Bormida e molti altri servizi, tutti disattesi. Candidato per l'API, Alleanza per l'Italia, e sostenuto dalla lista Alessandria Spiga Rossa, Vignuolo ha presentato la sua squadra e le linee guida del programma per la città. E siamo adesso alla cronaca. Una ex badante e il figlio hanno patteggiato per un ricatto i danni di un orafo valenzano. Emma Camagna. In difficoltà economiche, questa almeno la tesi fornita, i romeni Liliana Petronella e Andrei Gabriel Manole, 39 e 20 anni, madre e figlio, lei ex badante dell'anziano padre di un orafo valenzano, lui disoccupato, abitante rispettivamente a Malvicino e Melazzo, a inizio settembre hanno deciso di ricattare l'orafo pretendendo da lui 10.000 euro. Finiti in carcere per estorsione aggravata, ora liberi, hanno ottenuto di patteggiare 2 anni ciascuno. Al momento dell'arresto hanno ammesso, attribuendo il loro gesto sconsiderato alla delicata situazione economica in cui si sono venuti a trovare. La donna, rimasta senza lavoro alla morte dell'assistito, ha pensato di ottenere soldi dal figlio e gli ha telefonato dandogli appuntamenti viale Santuario. L'uomo ha poi raccontato ai carabinieri che l'ex badante del padre si è presentata con il figlio armata di pistola, era poi giocattolo, minacciandolo di ritorsioni contro la sua famiglia se non avesse consegnato quei soldi. Il valenzano ha assicurato che sarebbe andato in banca a prelevarli, cosa che ha fatto, ma contemporaneamente ha telefonato ai carabinieri intervenuti all'atto della consegna del denaro. Un'altra polemica sul teatro di Alessandria. Secondo il comitato Ridateci il teatro, sono stati distribuiti troppi biglietti omaggio. Pronta la replica della presidente del TRA, Elvira Mancuso. Sentiamo De Vinci. Il comitato Ridateci il teatro lancia un'altra accusa contro i responsabili del teatro comunale di Alessandria. Stavolta la polemica riguarda gli sperperi di denaro causati da un eccessivo ricorso ai biglietti omaggio. Secondo il comitato, i biglietti omaggio elargiti dal teatro sono così tanti da rappresentare un abuso che non ha eguali in Italia. Tra l'altro, secondo Piera Rosi, che è la portavoce del comitato Ridateci il teatro, la presidente del TRA, Elvira Mancuso, avrebbe mentito alla richiesta ufficiale del consigliere Paolo Bellotti sul numero complessivo degli omaggi distribuiti nelle ultime stagioni. Infatti, dal controllo dei borderossi AE, la percentuale complessiva oscilla tra l'11,2% e il 16,8%, superando sempre quota 2.000. La presidente Mancuso, in risposta, sottolinea come biglietti omaggio sono da considerare fino al 15% fisiologicamente necessari e non hanno peso economico sull'incasso perché esempio dal pagamento diritto SIAE. In ogni caso, sottolinea sempre la Mancuso, nessun omaggio ha preso il posto di qualche pagante. Venivano infatti distribuiti in quantità superiore solo quando c'erano posti disponibili in sala e perché poi utilizzati come forma di pubblicità per le produzioni del teatro regionale. E poi ancora, secondo la Mancuso, il direttore generale era Franco Ferrari, quindi sarebbe giusto chiedere informazioni anche lui, a meno che questa non sia una campagna con un solo obiettivo, chiedere le sue dimissioni. Sulla questione potrebbe essere emesso a breve un comunicato ufficiale di risposta di concerto con il nuovo direttore Gabriele Vacis. Parliamo di trasporti. Si fa sempre più difficile, secondo i pendolari, la situazione della linea ferroviaria Novi Ligure-Milano. Tra ritardi e soppressioni, denunciano i viaggiatori, i problemi si accumulano sempre più. Sentiamo. Si chiamano Giusi, Laura, Danilo, Riccardo. Sono alcuni dei tanti pendolari che ogni giorno lasciano il Basso Piemonte per raggiungere Milano e andare al lavoro. La loro non è una vita normale, perché oltre a doversi curare dei normali grattacapi che li aspettano in ufficio, devono preoccuparsi, prima ancora, di arrivarci. Con l'avvento della stagione fredda, denunciano i viaggiatori della linea Novi Ligure-Milano, si moltiplicano i problemi, tanto che qualcuno non esita a definire la situazione al limite della sopportazione.
Gli ultimi disagi segnalati dai pendolari in ordine di tempo sono quelli della scorsa settimana. Ritardi, treni soppressi, mancanza di annunci e di informazione. Insomma, la trama del solito film già visto e rivisto più volte in questi ultimi anni. È accaduto, per esempio, con il convoglio in partenza mercoledì scorso da Novi alle 6.20 del mattino, ma alla fine soppresso. Stessa solfa denuncia una viaggiatrice sul treno da Milano per Arquata del giorno successivo, giovedì. Ritardo costante e nessuna traccia del capotreno, cui chiedere informazioni. Altro pendolare e ancora problemi. Il racconto di 12 giorni di ritardi sulla linea Sestri-Levante-Milano, che attraversa una vasta porzione della provincia di Alessandria. Il treno, spiega una donna, che usa i mezzi ferroviari per lavoro, arriva tortona puntuale, a volte addirittura in anticipo, per poi restare fermo in lunghe attese e di conseguenza accumulare fastidiosi ritardi nel tratto che taglia le campagne dell'Oltrepò, prima di Pavia, e poi ancora alle porte di Milano. Fino all'anno scorso, spiega la viaggiatrice, raggiungeva il capoluogo lombardo usufruendo del treno delle 6.20 da Novi, ma per poter arrivare in ufficio in orario e senza dover continuamente utilizzare ore di permesso, anche a causa dei numerosi ritardi, ho deciso di utilizzare l'auto per arrivare a Tortona e poter usufruire di questo treno. L'unica soluzione per arrivare in orario, spiega la pendolare sempre più disperata, sarebbe prendere il treno delle 3.07 del mattino, soluzione chiaramente assurda e impraticabile. E poi c'è chi, oltre a segnalare all'Associazione Pendolari del Novese continui ritardi e cancellazioni, si preoccupa già dell'orario invernale, che entrerà in vigore solo tra diverse settimane, e ascolta con preoccupazione quelle voci che iniziano a girare su un possibile taglio dei treni della tratta Novi Milano. Insomma, la situazione è sempre più delicata e i viaggiatori tornano a far sentire la loro voce, mentre qualcuno lancia una provocazione e chiede a tutti i pendolari di bloccare per un giorno le principali stazioni italiane. Ce ne eravamo già occupati un po' di tempo fa e con l'arrivo della stagione più fredda torniamo su una notizia a dir poco curiosa. Le mosche infatti sembrerebbero apprezzare particolarmente l'abitato di Rivalta Scrivia e a quanto risulta dalle segnalazioni di alcuni cittadini che abitano in questa frazione di Tortona pare abbiano deciso di abitarvi tutto l'anno. Sentiamo Alessandra Della Carta. Che le mosche siano fastidiose è un dato di fatto e che operino la loro azione di disturbo durante il periodo estivo e in condizioni di umidità è altrettanto assodato. Che però non lascino in pace neanche d'inverno chi prova a scacciarle in tutti i modi fa specie, soprattutto quando il problema si concentra in 3 km² e quando è un sobborgo, quello di Rivalta Scrivia, frazione di Tortona, a chiedersi come mai le cosiddette mosche domestiche abbiano preso in simpatia alcune abitazioni piuttosto che altre. In strada Bellaria il disagio è più consistente e persisterebbe tutto l'anno, mentre in altre zone il seccante parassita non innervosirebbe più di tanto i rivaltesi. Il signore dove abita? Rivalta Scrivia, dove c'è la bassia di Rivalta. Lì il problema mosche c'è oppure no? No, pochissimo, qualcuno c'è ma non molte. C'è stata disinfestazione, che cosa suggerisce? Un po' di disinfestazione va bene, l'anno scorso l'hanno fatta e sono mancate poi le mosche. Quest'anno non so se l'hanno fatto o no la disinfestazione, non lo so. E il signore dove abita? Rivalta Scrivia. La zona? Strada Porta, poco lontano da questo bar. Comunque sì, qualche mosca c'è, non esageratamente come dicono. E il signore com'è piazzato a mosche? E lui è una cassina vicino, fa sempre parte della frazione Rivalta, ma la Savonese è 2-3 giorni che è invivibile. Senza aprire le finestre ci troviamo le mosche in casa. E siamo a novembre? E siamo a novembre. L'anomalo fenomeno va avanti da un anno a questa parte. L'amministrazione comunale si è affidata ad ARPA, ASL e anche ad un entomologo, cui è stata chiesta una perizia. Ma di fatto resta il mistero sul perché questi animali prediligano le campagne di Rivalta. Non si può parlare di un grave allarme sociale, ha spiegato l'assessore all'ambiente del comune di Tortona, Daniele Calore, ma certo di una preoccupazione, di un fastidio per la popolazione.
Noi cercheremo assolutamente di intensificare la campagna di disinfestazione, l'anno scorso l'abbiamo effettuato 3 passaggi e quindi adesso dai mesi più caldi faremo un tavolo tecnico, io e il sindaco abbiamo già promesso, e cercheremo di richiamare la nostra società gestione ambiente a una capillare disinfestazione della zona su circa almeno 5-6 passaggi bimestrali. Detto questo, dobbiamo dire che comunque continua la nostra prevenzione, il nostro controllo in tutte le aziende agricole della zona dove si possono proliferare le mosche. Ecco, lei l'ho appena accennato, dicevamo eventuali ipotesi legate appunto alla proliferazione, soprattutto e solo in questa zona insomma del Tortonese, perché ci si è chiesti, probabilmente stiamo respirando a pieni polmoni, insomma non c'è puzza, non c'è odore in questo momento, ma non c'è in realtà neanche negli altri mesi dell'anno, quindi che cosa potrebbe essere? Ma la situazione è apparentemente inspiegabile, perché comunque questa è una zona dove, come dicevate voi prima, non ci sono odori e non ci sono particolari condizioni meteorologiche che creano il proliferare. Siamo a divenire di una soluzione comunque e cercheremo solo con un'epoca, una pronta prevenzione a cercare di non far proliferare questi insetti. E siamo alla pagina sportiva, la vedremo come sempre tra poco dopo la pubblicità e ovviamente nessun acquisto per l'Alessandria, che non tesserà nessuno questa settimana, se ne riparlerà la prossima. Ricordiamo che sono aggregati al gruppo 3 centrocampisti, quindi soltanto la prossima settimana forse si avrà qualche certezza. Nel servizio parleremo di basket con la Novi Più Casale che domenica ospiterà l'Armata Emporio Armani Milano, una delle favorite per lo scudetto. Dopo lo sport, meteo e notizie utili, ovviamente come sempre ricordate anche l'appuntamento sull'altro nostro canale di Aria Pulita, condotta quest'oggi da Ketty Porceddu. Particolarmente importante l'argomento, parleremo infatti di allerta meteo con le ultime notizie. Poi ovviamente ci sarà anche un ricordo dell'alluvione del 94, si parlerà anche dei lavori fatti in tutti questi anni in città. Ospiti il sindaco di Alessandria Piercarlo Fabio e Roberto Pascoli, capo della squadra di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco di Alessandria. Buona visione a tutti, arrivederci. Lo sport in collaborazione con Sognando l'Oriente torna a sorprendervi nei rinnovati locali per festeggiare il 6° anniversario, sconto del 30% anche sulle nuove collezioni, mobili, arredo bagno, complementi d'arredo, oggettistica. Sognando l'Oriente a Basaluzzo sulla strada statale Novio Vada, aperto anche la domenica pomeriggio. 4 partite, 0 punti. Dopo il primo mese di gare, la 9 più Casale ancora ferma il palo in un campionato di Serie A dove anche le big, le favoritissime per lo scudetto, hanno già perso almeno una partita, comprese Siena, Milano e Cantù. Una statistica non casuale questa, poiché rappresenta in modo piuttosto chiaro il grande equilibrio che regna nel cuore del massimo torneo italiano di basket. I Monferini hanno deciso di tornare sul mercato. A questo punto l'unica soluzione per invertire la rotta è mettere fieno in cascina prima che sia troppo tardi per recuperare. Serve qualità da inserire in un roster composto da buoni giocatori, ma che necessita di qualche aggiunta. Impresa comunque non semplice per un paio di valide ragioni. Innanzitutto l'assetto sul numero degli stranieri da definire assolutamente prima di muoversi alla ricerca dei rinforzi. E poi la scelta sul mercato, altrettanto importante, perché sbagliare adesso significherebbe perdere altro prezioso terreno. Dopo la rescissione del contratto con l'americano Joe Trapani, la Junior scandaglierà sicuramente il reparto lunghi. Coach Marco Crespi ha bisogno di peso e sostanza nel pitturato per contrastare non soltanto le dirette concorrenti nella lotta salvezza, ma anche rivali di tutt'altra caratura come l'Emporio Armani Milano, ospite domenica al Palaferraris. L'Armata allenata da Sergio Scariolo nell'ultimo turno ha travolto la Dinamo Sassari in una gara senza storia, dominata dalle scarpette rosse grazie ad un roster stellare e a un'organizzazione di gioco che si sta affinando sempre più, domenica dopo domenica. Ma oltre a colmare le lacune sotto canestro, Casale potrebbe anche cercare un play, magari americano e già con esperienza in Europa, in modo da fiaccare a Garrett Temple un altro giocatore con punti pesanti nelle mani. Esattamente quel che serve a questa squadra.
Intanto è proseguita con successo per tutta la settimana la prevendita dei biglietti per la super sfida di domenica contro Milano, una delle gare più attese della stagione in casa Novi Più. Palla 2 domenica alle ore 18:15. Lo sport in collaborazione con Sognando l'Oriente a Basaluzzo sulla strada statale Novi Ovada. Aperto anche la domenica pomeriggio.